Si va va. Bring the action. Ancora una volta, meravigliosamente, di dietro qua. Amrabat, salta l'uomo in area, Drogba! Drogba! Sempre straordinariamente, di dietro qua, con un gol alla Drogba. Bring the action. Eccolo il direttore di TS del Domani dello Sport, Carlo Lazzotti, buongiorno. Buongiorno caro Flavio, un saluto a tutti gli ascoltatori, perdono per il ritardo. Ma ci mancherebbe, per pronostico preso però, quindi da TS, dal Domani dello Sport, la prima pagina che abbiamo raccontato, analizzato ieri, dall'uno della Spagna da abbinare all'over, 2-1 e poi proprio... Valeva 2,50 una combo del genere, quindi 10 euro erano 25. Ah, ma la cosa bella è che tu hai messo in prima Jesse e la Spagna ha sofferto, perché ha sofferto. Messi è andato avanti al secondo minuto e la Spagna ha ribaltato nell'ultimo quarto d'ora e proprio al 90esimo, oltre il recupero, è riuscita a sorpassare i messicani con l'uomo copertina, proprio con Jesse. Tra l'altro un giocatore straordinario, quando gioca lui, quindi sempre servono due palloni in campo, perché ogni tanto se ne appropria, i compagni non lo vedono più, perché sia lui che De Lofeu giocano un po' da soli, però è una grande squadra. Ieri la Spagna era senza Suso perché era stato detenuto a riposo precauzionale dal tecnico Lopetegui, ha avuto un problema in allenamento, quindi a centrocampo soffriva molto, però è stata determinata e giocherà un quarto di finale che non esito a definire bellissimo, straordinario da vedere. Peccato per l'orario, perché sarà sabato alle ore 21, quindi magari immagino che tanta gente, ovviamente essendo già estate, farà fatica a vederlo, poi le partite registrate lasciano sempre un po' il tempo che trovano. Ma giocherà contro l'Uruguay, che ieri è stato trascinato letteralmente, ecco, da Nico Lopez, ecco, ai quarti di finale. Ecco, vedi che noi avevamo anticipato il tema, insomma adesso diventa ancora più difficile inserirlo in una trattativa, insomma... deve diventare assolutamente impossibile inserire una trattativa, perché ieri che sei ha segnato, caro Flavio, il quinto gol di questo torneo del Mondiale Under 20 ed è capocannoniere insieme al portoghese Bruma, sì, dello Sporting di Lisbona. Parliamo di ragazzi che hanno già giocato stagioni intere, nel senso che ad esempio Bruma viene dallo Sporting B, ma in realtà lo scorso anno ha giocato 13 partite con lo Sporting Lisbona A, poi segnando anche un gol, quindi la seconda parte della stagione da febbraio in poi se l'è fatta veramente una prima squadra, quindi giocando anche contro Porto, contro Benfica, partite importantissime. Che se ha dominato la Serie B spagnola, la seconda divisione, perché ha giocato con Real Madrid e B, il cosiddetto Castiglia, ha messo 21 gol, e Nico Lopez è subito dopo questi due, perché ha 4 gol in questo Mondiale Sub-20, è il terzo capocannoniere in ordine di importanza. Non è proprio una prima punta, peraltro, insomma. Non è proprio una prima punta, perché lui tra l'altro parte da esterno a sinistra, addirittura, e lui si è caricato veramente la squadra sulle spalle, perché a un certo punto anche l'Uruguay ha sofferto tantissimo, perché ha segnato subito all'inizio della ripresa con Nico Lopez dalla linea di porta, dopo un minuto ha pareggiato la Nigeria e a 5 della fine, per un giusto calcio di rigore concesso proprio alla Celeste, quello che è andato sul dischetto è stato Nico Lopez e si è incaricato di trasformarlo. Pensate che pressione a 5 della fine, perché il rischio era quello di andare supplementari, con un morbido pallonettino, un cucchiaio veramente elegante a scavalcare il portiere che già se l'ha tuffato. Che poi a noi il cucchiaio su rigore ricorda veramente solo belle cose. Ma poi chiaramente l'avrà preso anche nell'allenamento a Trigoria, ma questo vuol dire che è un ragazzo che c'ha la testa sulle spalle, che non gli pesano le responsabilità, perché se le prende anche in un mondiale, seppur di categoria, a 5 della fine. Sì. Ed è l'idolo assoluto dei suoi compagni, nel senso che quando poi ha trasformato il rigore è stato sepolto dall'abbraccio della panchina, di tutti quanti i titolari, quindi guai, te lo dico scherzando ma non troppo, per la Roma a perdere anche soltanto in prestito per una stagione uno come Nico Lopez, no, che deve stare deve a Roma giocare, e deve continuare giocare, a giocare. Deve giocare, deve giocare assolutamente, ma io immagino i giovani delle grandi squadre europee, per esempio l'Arsenal con Oxlade-Chamberlain, che comunque per 30 partite almeno la mezz'ora garantita ce l'hanno, le 5-6 presenze da titolare anche. Nico Lopez quest'anno ha fatto 6 presenze e si era presentato con quel gol fantastico, poi non sappiamo che cosa è successo, c'è insomma le solite voci di corridoio raccontano di un
atteggiamento professionale non proprio impeccabile da parte del, del ragazzo uruguaiano, troppi ritardi agli allenamenti, un atteggiamento un po' così e cosà, soprattutto nella parte di stagione che ha visto Zeman come allenatore. Successivamente è decisamente sparito, invece proprio non abbiamo più sentito. Sì, è arrivato Andreazzoli, proprio è sparito completamente, quindi insomma alla fine non era Zeman il problema, come si è dimostrato d'altronde proprio nel corso della stagione. Né per quanto riguarda De Rossi né per quanto riguarda Osvaldo, non era assolutamente Zeman. Insomma, mi sembra. Detto questo, però, ieri Flavio, tu hai detto una cosa straordinaria. Io proprio la farei ripassare sempre, proprio nella sigla. Grazie, cosa? Questo è qui è il tipo di giocatore, il prototipo di quello che qualsiasi squadra andrebbe a cercare. Soprattutto Sabatini. C'è il mondiale under 20, si ferma tutti quanti i direttori sportivi, si ferma l'attenzione chiaramente del pianeta, perché tutti a cercare il nuovo Messi del futuro, i nuovi Radamel Falcao, i nuovi Iniesta del futuro. Sto nominando tutta gente che nel 2005 ha giocato il Mondiale Under 20, 7 anni fa, sì, sì. 8 anni fa ormai. Per cui Nico Lopez è il prototipo di giocatore che servirebbe alla Roma, e la Roma già l'ha comprato Nico Lopez, perché oggi andresti a cercare Kessé, ma è del Real Madrid e non te lo danno, Bruma, ma dello Sport in Lisbona. Perché non lo diamo? Per prendere Benassia in comproprietà oltre a 7 milioni, così quindi io ieri scherzando dicevo in privato, occhio Sabatini, ti vengo a cercare a casa, ma scherzo fino a un certo punto, perché sarà così, nel senso che veramente sarà lotta senza quartiere se davvero la Roma dovesse fare questo passo, secondo me scellerato, perché... Vedete, in passato andava di moda anche questa cosa. Bruno Conti si fece una stagione al Genoa, Agostino Di Bartolomei si fece una stagione al Vicenza, quando erano giovani virgulti della primavera della Roma, per andare, come si diceva allora, come si dice anche oggi, andare a farsi le ossa, sì, a giocare. Però nel corso degli anni noi abbiamo visto che il rischio poi di perdere questi giocatori è diventato altissimo, perché una volta le note erano strette e quando andavi a Genoa a giocare ti facevano effettivamente giocare, perché arrivava il ragazzo dalla Roma che spesso era più forte di quelli che erano titolari in campionato dell'anno precedente. Oggi non è più così, le rose sono di 25-30 giocatori anche nelle squadre di Serie B, e quindi non ti fanno giocare, perché le squadre di Serie B capiscono che se non ti fanno giocare, è uno scherzetto che fece già il Venezia con Mancini, ricorderete, alla Roma, poi rischiano, tra virgolette, di comprarti, perché la squadra più grande, la società big, ti lascia a quella più piccola, perché pensa che tu non sia un crack, tu non sia un giocatore importante. No, ma poi secondo me il subappalto di un giocatore, perdonami il termine, di un giocatore che arriva giovane, che arriva dal Sud America, è ancora più difficile. Cioè, per fargli fare esperienza dovresti rimandarlo di nuovo, cioè se si trova male, se non si ambienta, devi rimandarlo in Sud America. Non puoi. Cioè, già il cambiamento per lui è avvenuto passando da un continente all'altro e quindi sbarcando in Europa. Non puoi, ripeto il termine, subappaltarlo a un altro club dello stesso campionato. Posso dirti una cosa, Flavio? L'ambientamento di Nico Lopez è stato immediato. Sì, sì. E io credo che se ne sia accorto, tra l'altro, con colpevole ritardo, anche Alberto De Rossi, la primavera della Roma. Perché Nico Lopez, nella sua prima stagione in primavera, venne usato col contagocce fino a metà stagione. Sì, sì. Quando poi cominciò a giocare stabilmente, segnò 18 gol in 23 partite. 18 gol in 23 partite. Tra l'altro, di queste 23, tanti erano scampoli, cioè gli ultimi 20 minuti, l'ultima mezz'ora. Praticamente lui entrava e faceva gol, e lui entrava e faceva gol, quando giocava all'inizio faceva doppietta e tripletta. Sì, sì. E questo è l'ambientamento di Nico Lopez, che a Roma sta meravigliosamente, tant'è vero che, come hai sottolineato tu anche ieri, gli è nato anche un figlio a Roma, quindi quindi è un giocatore che da questo punto di vista Roma è casa sua. E perderlo anche solo per una stagione secondo me sarebbe assolutamente demenziale. Per prendere il Girardino di turno, per prendere il Borriello di ritorno, per prendere qualsiasi altro. In questo caso prendere Benassia, poi. Se per l'operazione è quella che riguarda Benassia. Io credo che Udine sia già pericolo scampato, perché non c'è voluto andare Nico Lopez. Ma il fatto che sia stato inserito in una trattativa, secondo me, è assolutamente demenziale. E ripeto, questa volta non c'è più Baldini, c'è soltanto Sabatini sotto le luci del riflettore. Secondo me, se Sabatini continua a mettere Nico Lopez sul mercato come pedina di scambio, compie davvero un atto scellerato ai danni della Roma. Senti, invece sul mercato qua non si muove niente, eh? Non. Beh, come è normale che sia, anche se poi sentiamo dire che entro weekend verrà. Ripetiamo la domanda: chi se compramo? Io continuo a dire l'interrogativo principale, al di là di Benassia e tutti quanti, in questo momento il difensore centrale mi interessa davvero poco, perché la Roma comunque ce li ha, nel senso che almeno la coppia titolare che ha San Marquinhos ce l'ha. C'è anche l'esperto e il giovane, le due riserve, l'esperto Burdisso e il giovane Romagnoli. Ah, in teoria, già, insomma, per me la coppia centrale, i problemi della Roma non sono nati quest'anno per la coppia centrale. Raramente abbiamo visto gol presi perché la coppia centrale ha sbagliato qualcosa. Ne abbiamo visti perché Piris ha sbagliato qualcosa, perché ha sbagliato a Balzaretti.
l'abbiamo presi per errori clamorosi dei portieri, però proprio errori della coppia centrale non li abbiamo praticamente mai visti in tutta la stagione. Quindi io rifido ciecamente di Gastan Marchignos, di Burdis e Romagnoli come o quantomeno i limiti più grandi non sono là, ecco. Non sono là, esatto, per cui è una coppia brasiliana, se dovesse arrivare un portiere affidabile come Julio Cesar o come Rafael, sempre brasiliano, sarebbe ottimo, ma mi accontento, come dicevo ieri, anche di un portiere come Viviano. Secondo me è il portiere la prima pedina da mettere dentro questa Roma. La domanda quindi permane: chi se compriamo? Aggiornamento domani alla solita ora col direttore di TS del Domani dello Sport, Carlo Lazzotti, che ringrazio. Grazie Carlo, buon lavoro e ci sentiamo grazie domani. Grazie a te, Carlo Flavio, un grande abbraccio. Un abbraccio a te, ovviamente ai tuoi lettori e anche a tutta la redazione.